Allora, io inizierei dicendo che invece che quella mezza sega del ministro dell'Interno che No, onorevole abbiamo. Caparini, abbia pazienza. La richiamo all'ordine. No, mi scuso, Non mi Presidente. costringa, No, non mi non. costringa e non faccia altre battute al riguardo. Ha ragione, no, non dirò mai più mezza. Ha ragione. Onorevole Caparini, su, Ha c'è ragione, un limite a tutto, ha se no mi ragione. Non costringe a dirò mai più toglierle la mezza. parola. Vorrei al posto del ministro degli interni Alfano, vorrei avere Franco Birolo. Molti colleghi, come quella che sta strillando adesso, invece di starsene zitta e ascoltare come dovrebbe fare. Onorevole Caparini, su, sia rispettoso. Presidente, Collega, sì. per favore, Esatto, faccia, la faccia. lei faccia La parlare faccia l'onorevole tacere e io Caparini. E intervengo. onorevole Caparini, la Sì. Presidenza ci pensa a far tacere i colleghi. Certo, infatti, vedo che non ci sta riuscendo molto bene, però. Parto anche da quelli vicino a Allora, lei. siamo in un paese di provincia della bassa padovana, notte fonda. Franco Birolo dorme con sua moglie e la sua piccola bambina a fianco. Una macchina appositamente carrozzata, quindi trasformata in un ariete, sfonda la vetrina del suo negozio. È la classica casa bottega. Lui sotto lavora e sopravvive. Ovviamente, spaventatissimo, cosa fa? Va a vedere cosa sta succedendo. Ci sono quattro uomini nel buio all'interno del suo negozio. Uno cerca di aggredirlo, l'altro gli getta addosso il registratore di cassa, lui armato, giustamente armato, legalmente armato, si difende, come farebbe chiunque di noi con i coglioni, con le palle, difende la sua Onorevole famiglia. Caparini, mi costringe a togliere la parola. Lei ha un'esperienza in quest'Aula, sa benissimo qual è il linguaggio corto. con gli attributi, sono sinonimi, è anche abbondantemente Uno è sdoganato. sconveniente e l'altro no. Prego. Certo, ci mancherebbe, infatti uno, qualcuno ce l'ha, l'altro, gli altri no. Allora, lui si difende, spara una sola volta, spara una sola volta, spara una sola volta, ferendo uno dei quattro. Al punto tale che il PM, ovviamente perché questa legge è una legge farlocca ed è per questo che noi vogliamo cambiarla, il PM cosa fa? Con la legittima difesa comunque intenta un processo per cercare di acclarare i fatti, ma lui stesso chiede che Franco non venga condannato. Il giudice invece cosa fa a sua volta? A sua volta con delle giustificazioni che sono prettamente ideologiche ed è per questo che noi siamo qua a combattere per cambiare una legge che lascia troppa discrezionalità e quindi fa da. Invece che spazio ai fatti, dà purtroppo la precedenza alle opinioni e al pensiero del singolo magistrato, cosa fa? Il magistrato dice avrebbe ben potuto e dovuto evitare l'utilizzo dell'arma. La famosa tesi Librandi, l'abbiamo sentito anche sui media nazionali, dire ma se tu ti trovi davanti a un delinquente cosa fai? Spara in alto, spara in alto. Io sono lì con la mia famiglia, devo difendere mia figlia, mia moglie e cosa penso? Penso a sparare in alto di fronte a quattro persone che mi sfondano alla porta di casa per rubare in casa mia. Ma come cavolo si può pensare? Come può un magistrato arrivare a questa perversione, perché di perversione si tratta. Dopodiché, oltre a dare questo consiglio, arriviamo al non plus ultra. Perché è stato condannato a 2 anni e 8 mesi? Perché non ha dato segni di reale pentimento. Ma vi sembra possibile che in un'aula di tribunale si debba parlare di pentimento? Non siamo all'interno di una sacrestia, siamo in un'aula di tribunale, si valutano i fatti ed è per questo che noi siamo qua e vogliamo cambiare questa legge, perché bisogna valutare i fatti. Tu entri in casa mia, tu sei un delinquente acclarato, tu da casa mia, se ci esci steso perché io mi difendo.
Io non permetto che tu tocchi la mia famiglia, i miei cari, i miei averi, perché sono una persona onesta e tu sei un delinquente. Non puoi essere messo sul mio stesso piano. Questo è il punto fondamentale che qui voi vi sforzate di non capire. Questa è la civiltà. La civiltà mette i delinquenti e le persone oneste su piani diversi. E se voi continuerete a fare quello che continuate ostinatamente a fare, a difendere chi delinque, a difendere i malviventi, purtroppo mettete tutti noi sul loro stesso piano, perché ci dicono: ma voi cosa cazzo ci state a fare lì? Onorevole Caparini, onorevole Caparini, io le tolgo la parola a questo punto, perché guardi, tra l'altro, onorevole Caparini, se non ha rispetto, almeno abbia rispetto per l'assemblea, per i colleghi e anche per i fanciulli che ascoltano i nostri lavori dalla tribuna, che non sono tenuti ad ascoltare il suo torpiloquio, onorevole Caparini. Abbia pazienza. Lei è di vecchio corso in quest'aula, non devo aggiungere altro. Capisco che il tema è importante, che lei fa un intervento infervorato, lo comprendo, però c'è un limite a tutto. Certo, ci mancherebbe. L'uso corrente della lingua italiana, anche gergale, in un momento in cui uno è infervorato, penso che sia comprensibile. Quindi, dopodiché, se noi consentiamo, come voi oggi volete ostinatamente fare, cioè di dare la possibilità a chi delinque di utilizzare gli strumenti, le leggi che voi scrivete, che voi continuate a scrivere in loro favore, a utilizzare i salvaladri, gli svuotacarceri, tutti i benefici possibili e immaginabili, e non date nemmeno la possibilità a chi è in casa propria di difendere la propria famiglia. Mi chiedo, ma voi con quale coraggio di fronte alla lunghissima lista di persone che purtroppo oggi sempre più spesso vedono la propria intimità, i propri beni minacciati, avete il coraggio di andare ancora a chiedere il voto, a considerarvi classe dirigente, a considerarvi un riferimento, quando, e abbiamo visto in questi mesi, in questi anni, c'è ormai una prassi consolidata per cui siamo tornati ben oltre quello che era il dettato delle modifiche che la Lega Nord aveva voluto oltre 10 anni fa, nel tentativo, purtroppo vano, di difendere chi si difende, di tutelare chi difende i propri cari e la propria famiglia. Ora voi, utilizzando come cavallo di Troia una proposta di difesa legittima, di legittima difesa da parte della Lega Nord, ancora una volta, oltre a non rispondere a un problema che è un problema sociale, è un problema di civiltà, è una richiesta che il paese, le persone oneste vi fanno: tutelateci, difendeteci, non date gli strumenti alle forze di polizia, perlomeno consentite a noi di difendere i nostri cari e i nostri beni. Questa è la richiesta. La vostra risposta qual è? Vogliamo sentirla oggi.